Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Hollow Knight. Allora, la scorsa volta ci eravamo lasciati nelle miniere lì, nelle caverne di cristallo, ma ho deciso di ritornare qui nella zona della città delle lacrime. Quindi, che è una zona che abbiamo lasciato a metà come esplorazione. Per cui, prima di esplorare quelle caverne, direi di completare prima per bene quest'area. Allora, ci mancava da esplorare di qua, quindi andiamo subito qua. E vediamo un po' cosa ci aspetta. Probabilmente da queste parti dovrebbe esserci anche un boss. Vediamo. Proseguiamo. Ecco, esattamente. Non credo sia lui il boss. Dovrebbe essere un nemico abbastanza base. Au. O meglio, in futuro sicuramente diventerà un nemico base. Ma per ora, la prima volta che lo incontriamo, diciamo, esatto, è tipo considerato un boss. Non è neanche un boss, avete visto, è tipo una specie di mini boss, quindi. Ok, proseguiamo. È iniziata subito molto concitata la situazione. Di qua. Sento di nuovo Cornifer, visto che è qua vicino. Dunque, non so però se sia meglio andare di qua o di là. Lì c'è un passaggio segreto. Ok, dovrò coprirlo qualche volta. Ok, perfetto. Ah, è semplicemente uno shortcut. Ottimo, ottimo. Così almeno ci evitiamo di fare tutto questo giro inutilmente, esattamente. Bene, questo il vero non lo ricordavo. Probabilmente non l'ho neanche mai sbloccato. Esamina. Una porta ornata fatta di un metallo lucente. C'è una fessura per una specie di chiave. Però non ci dice di usare la chiave, visto che noi ne abbiamo una, vero? Fatemi controllare. Sì, effettivamente una chiave l'abbiamo. Non lo so. Non possiamo accederci ancora. Diciamo così. Come faccio ad andare? No. Si può andare lì, vero? Forse no. No, non posso. Non posso andare di là. Ci arriveremo da un altro lato, evidentemente, sì. Vabbè, quindi per il momento riscendo. No, non posso scendere da qui, altrimenti muoio malissimo. Devo per forza prendere l'ascensore come le persone civili. Esatto. Quindi niente. Proseguiamo lungo il percorso giusto. Giusto. Per modo di dire. Questo è sotto... Ah, ok, un deposito di anime. Al posto di quelle statue, va bene, va bene. Da queste parti comunque più in alto c'è effettivamente un boss. Sempre, se non ricordo male, è anche un po' abbastanza difficiletto. Andiamo di qua o di là? Andiamo prima di qua. Au, ecco, avete visto, adesso è diventato un nemico praticamente base. Base non proprio, diciamo, però è diventato un nemico più comune. Ok. Dai, non voglio prendere danno da te. Ok, ha lanciato comunque la sua magia lì. Vabbè. D'accordo. Vabbè, senza prendere l'ascensore, visto che si può andare comunque. No, non è un passaggio. Ho visto male. Quindi andiamo prima di qua. Esamina. Registro Abba. La mente ci limita ancora. Come superare tali costrizioni? È realmente possibile ottenere una concentrazione pura? Molto particolare come cosa. Che bastardo. Poi usa anche l'aiuto dei suoi amici. Dai. Pensavo bastassero un colpo o due. Sembrano dei nemici così scarsi. E di qua? Si è aperta adesso la porta. Sì, probabilmente quella sarà l'area del boss. Ci sarà da divertirsi qui. Ne avrete delle belle. Andiamo. Au. Cominciamo malissimo. Lui invece usa sia... attacchi magici che attacchi fisici, come vedete. Usa sia l'arma. Au, no.
Ha un danno ad aria anche abbastanza. Abbastanza grande. Ok. Beh, non sembra che me la stia cavando malissimo. Per il momento almeno. Non so quanto duri. Visto che abbiamo comunque aumentato un pochettino il danno. Grazie al potenziamento dell'aculeo qui. Ah, però non va bene. Sto prendendo un sacco di danno. Oh, è finito abbastanza in fretta. Wow. Ah, e ora che ci faccio caso, effettivamente neanche lui era il boss. Per questo mi sembrava strano. Eh già, non era neanche lui il fantomatico boss, ma soltanto un nemico in particolare. Dov'è? Vabbè, questi non li abbiamo ancora completati. Anche di questo dovremmo ucciderne più di uno, quindi. Vabbè, basta un altro in realtà da quello che vedo. Scendiamo o saliamo? Boh. Oh no, ancora di questi. Fastidioso, fastidioso. Poi ci inseguono, si teletrasportano e ci inseguono per un sacco. Ok. Vabbè, no, però richiedono meno colpi del previsto. Sembrava ce ne volessero di più, ma. Era soltanto l'impressione dal momento che si teletrasportano e sono un po' fastidioso. Saliamo per ora. Magari la via in basso era soltanto un piccolo vicolo cieco. Nel caso ci torniamo dopo comunque. Perfetto. Abbastanza schifosi questi qua. Hanno un'impressione. Ah, forse sì, forse il boss è da questo lato. Prima di andarci, allora torno un attimino indietro ed esploro lì sotto. Ah. Respawnano subito, i maledetti, vabbè. Au. Poi vedete, rimane questo corpo a gelatina che se non sbaglio delle volte si rianima. Non ho capito bene in base a quale criterio, ma mi sembra di ricordare che si rianimasse. Ok, quindi scendiamo qui. Spero quindi sia questo il vicolo cieco, per così dire. Au. L'ho preso proprio in pieno. Ok. Qui? Particolare come design. Au. Ti avevo visto, ma non sono riuscito a intervenire rapidamente. E qui forse c'è soltanto un altro passaggio. Ci ricongiungiamo alla zona di prima. Esatto, sì. Vabbè, nulla di che. Meglio però averci tolto i dubbi. No, non volevo scendere. Vabbè. Fortunatamente questo ascensore è soltanto un piano. Quando sono più lunghi diventano abbastanza fastidiosi. Saliamo così a piedi. Ok. E saliamo ancora allora a questo punto. Almeno quelli che evocano le specie di sacerdoti non respawnano. Almeno quello. E dai, non si sposta. Fanno questa specie di carica quando ci vedono, quando ci aggrano. Ok. Uff, siamo pronti? L'unico problema è che la panchina più vicina è molto lontana, molto distante. E la cosa non è che mi piaccia più di tanto. Dai! Maledetto. Ah, sono in due. Sarà complicata come cosa. Prenderò sicuramente una marea di danno. E dai. Ok. Uno è andato, l'altro manca poco. Dovrebbe mancare un solo colpo. Se lo riesco a colpire, effettivamente. Ok, sì, mancava soltanto un'altra mazzata. E dai, ancora. Quanti siete? No. Teletrasportano prima che possa colpirli. Che tempismo, eh? Anche con questo dash qui non è sempre così scontato che io riesca a colpirli, infatti. Ok. Allora, dove andare? Ecco, da qui si può
scendere poi ottenendo quel potere che dicevo, l'abilità di sfondare i pavimenti. Dunque, di qua non c'è nient'altro. Un altro passaggio di qua. Una zona molto mistica questa qua. Sicuramente tipo una sorta di ricercatori erano questi esseri. Ok. Studiavano chissà che cosa. Oh, qui ci sono due vie, quindi una di qua. Proviamo a vedere prima questa in basso. Magari ci porta una panchina. Oh, ci ricarica invece le anime. Quindi mi fa pensare che effettivamente il boss sia vicino. Sia proprio qui forse. Vabbè dai, ormai ci siamo. Esatto, siamo al boss. E questa volta per davvero. Vedete là in fondo. Aiuto. Cosa fa? Il maestro delle anime. Una strana creatura. Oh, aiuto. Non riesco a schivarlo? Dovrei riuscirci. Oh. Guardalo il bastardo. No. Questo è complesso. Molto complesso. Non vorrei far distruggere subito lo scudo, altrimenti poi rimaniamo senza difesa per il resto dello scudo. Au. Quindi vabbè, a queste fasi devo, ho capito che devo mazzolarlo parecchie volte. Poi evidentemente. No, non prenderlo in pieno. Au. No, no, no. Fammi ricaricare, va. Tanto con lo scudo. E dai. Ok, l'ho preso un'altra volta. Non è ancora distrutto però, dai. Guarda che bastardo. Non posso crederci. No. No. Oh, male, male. Questo è difficile. Mi ricordavo fosse impegnativo. Non così tanto in realtà, ma... Ah. Vabbè, la nostra prima sconfitta. La cosa peggiore, onestamente, è dover tornare fin lassù. Già. Vedete, c'è un bel percorso. D'accordo che c'è anche questo piccolo shortcut qui. È già una cosa, però... Non è proprio immediato. Ah no, di qua non posso andare. No, qua dicevamo non si può. Oh no, devo tenere l'ascensore su. Ah, vabbè. Per evitare che in futuro possa succedere di nuovo, facciamo così, lo mando su. Quindi, vabbè, adesso vi avviso che non ucciderò di nuovo tutti quei nemici che mi si pareranno davanti, ma vedrò di accelerare un pochino. Più che altro di scappare. Perché è quello che succederà. Esatto, vedete. Non mi metto qui a uccidere tutti, altrimenti non esco più. Questo non respawna, no? Almeno. Dai, almeno questo. Vai via. Stammi lontano. Stammi lontano. Un po' difficile con un nemico che si teletrasporta dire stammi lontano. Devo aspettare l'ascensore. Dammi tregua. Cosa è successo? Perché è ripartito prima di arrivare a terra? Ma piccoli bug. Dai, anche qui ti teletrasporti, maledetto. No, non voglio morire due volte, grazie. Alcuni dovrò ucciderli per forza, mi sa. Dai, come ti giri in fretta. Non mi dà neanche il tempo di reagire. Ok. È ancora lontano? Parecchio, sì. Potrei anche provare effettivamente ad andare in quel cunicolo verso l'alto. Sa mai che dalle volte ci sia una panchina. Ma non mi fa andare, quindi... Ah, no, mi fa andare, certo. No, una piccola aria segreta. Nasconde qualcosa di strano. Ecco, adesso sono anche le versioni volanti qui che mi aggrediscono. Au. Ok.
Ecco, vedete che alcuni poi ritornano in vita. Non so se solo questi, in quest'area perlomeno. Muori? Tutti morti? No. Forse adesso sì. E qui c'è... esamina. Dominatore di incantesimi. Oh. Quindi cos'è questo qua? Eh sì, un altro amuleto. Dominatore di incantesimi. Riflette il desiderio del sacrario delle anime di poter padroneggiare le anime. Migliora la capacità di lanciare incantesimi, riducendo il numero di anime necessarie per farlo. Utile ma non indispensabile comunque. Ancora voi. E basta. Vabbè, però almeno li abbiamo terminati. Ok, vado in una zona sicura e leggiamo cosa hanno da dirci. Cos'è questo? Perché me lo dà come nuovo? Aumenta la resistenza, permette a chi lo indossa di rimanere invulnerabile per un periodo di tempo maggiore mentre si riprende dai danni. Rende più facile fuggire in situazioni pericolose. Non l'avevo letto prima. Boh. Ok, leggiamo l'errore. Insetto una volta intelligente, reso poi deforme dall'abuso di anime. Ah, questa è una cosa interessante. Questi sciocchi hanno interferito con l'anima di altre creature e per questo hanno perso la loro forma. Ora vagano come lumache tra le ombre del loro sacrario, nella speranza che i loro antichi fratelli costruiscano per loro un nuovo corpo. Ah, addirittura. Macabro. Molto macabro come cosa, quindi. Dai, vieni tu da me, per favore. Ok, ci siamo ripresi. Bene. Ci siamo? Pronti, via. Oh, adesso compare subito, fortunatamente. Questo è semplicissimo da evitare. Magari facesse sempre quello. Au, non devo andargli incontro io. Ah, dai. Ok. Beh, prima non stava andando malissimo all'inizio, perlomeno. L'ho colpito diverse volte. Fammi ricaricare quando posso. Dai. Guardalo. Guardalo che bastardo, mi ha fatto la finta. Ok. E una volta è andato. Spero sia soltanto tre volte che devo... devo abbatterlo in quel modo. Dai, anche in quella fase, in quell'attacco. Guarda. Guardalo che mi ha colpito proprio... lo scudo si è dissolto proprio quando stava per arrivare il colpo. Che poi non è difficilissimo, però ha tante cose da evitare. Aiuto. Vai. Dai. Guardalo. Guardalo. Fai qualcos'altro, per favore. Ok. Devo riprendere un po'. Un pochettino di anime. Non mi ha ricaricato però. Questa è una cosa da non sottovalutare. Scusate se sto in silenzio, ma avete visto quant'è. Beh, bisogna stare molto concentrati. Au! No, di nuovo no! Pensavo di farcela questa volta. Tosto. Tosto come nemico. Questo è uno dei primi veri boss che mi ha messo alla prova. Fino adesso, in questa run, ma anche penso nella precedente. Ah, devo richiamarlo. Dai, però. Non farmi questi agguati al tradimento. Perfetto, risaliamo di qua. Non mi scocciare tu. Lasciami proseguire in santa pace, così. Fortuna che abbiamo anche questi poteri che ci aiutano a muoverci rapidamente e anche a schivare abbastanza bene questi fastidiosissimi nemici. Ah, devo di nuovo aspettare che scenda l'ascensore. Siccome sono scaremantico, io lo butto di nuovo giù. Perché sicuramente
Moriremo ancora, è quello che volevo dire. Finisco di dire la frase, altrimenti. E dai, quanti colpi stanno servendo questa volta? Oh dai. No, io volevo mandarlo giù l'ascensore e lasciarlo giù possibilmente. Saltiamoli quando possiamo, perché non l'abbiamo già completato tanto. Non serve ucciderne ancora. Serve sempre in realtà, però. Oh, qui possiamo andare dritti e via. La nostra ombra poi diventerà anche più forte. Ecco, a parte vedete come picchia forte. Poi, man mano che otteniamo quelle abilità, la nostra ombra riuscirà anche a utilizzarle, quegli incantesimi. Perché queste alla fine sono. Dai, non mettetevi in mezzo, ma che palle. Scusate il linguaggio, ma. Sono fastidiosissimi, vedete? Quando poi si concentrano tutti insieme. Per questo non sarei dovuto venire in questa zona. E normalmente no. Guardalo, guardalo, guardalo. Dai, sto rischiando di morire, davvero. Non voglio morire contro di loro. Bastardi. Ok, mi sono ripreso da quella situazione. Finalmente ho ripreso le mie anime. Sono di nuovo pronto ad affrontare il boss. Speriamo bene, anche se mi manca un HP e non ho praticamente anime nel mio ricettacolo, ma proviamoci. Eh già. Uno dei più tosti affrontati finora, se non il più tosto affrontato finora. Effettivamente, sicuramente quello che. Au! Mi ha messo di più in difficoltà, devo dire la verità. Au, no, non riesco a prevedere i suoi attacchi. Purtroppo è questa la principale motivazione di tutto il danno che prendo. Ok, questo attacco ho deciso di schivarlo. Vabbè, sì, se ci riesco sempre. Avevo deciso di schivarlo, ma non ci sono riuscito. Ho deciso, sì, ma non l'ho poi eseguita la mia. E dai, non l'ho toccato comunque, dai. No. Ok, l'ho evitato non so come, ma la cosa che mi preoccupa di più è che, da quel che ricordo, questo boss ha più di una fase. Quindi se già la prima fase è così complicata, non immagino la seconda. Magari è più semplice poi invece, eh. Tutto può essere. Ok. Vabbè, adesso comunque mi sembra di riuscirlo a combattere un pochettino meglio. E dai. Va bene. Perfetto, dove sei? Fatti vedere. Ok. Perfetto. Ed effettivamente, come ricordavo, c'è una seconda fase, maledetto. Dai, guardalo. Ok, capito cosa fa. Aiuto. Devo schivare sempre in questo modo. Ok. No, 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 non mi colpirai, grazie. Guardalo che non mi lascia usare il mio scudo. Bastardo. Va bene. Ok. Fammi scappare quando c'è lui vicino. Non voglio. No, non volevo farmi colpire in questo modo. Stupido. Guardalo che fa le finte anche con questo attacco. Ok. Dai, ci siamo. Sì. Ah, finalmente. È stato un parto questo boss. Bastardone. Intanto abbiamo sbloccato anche un achievement. Illuminazione. Perfetto. E sblocchiamo un nuovo potere, una nuova abilità. È quella di cui vi parlavo. Quella che ci consente di distruggere i pavimenti. Dove sono delle crepe, dove vediamo che crolla. Mentre tieni premuto giù, premi B mentre tieni premuto giù per colpire il terreno con un'esplosione di energia. Gli incantesimi consumano anime e rigenerano le anime colpendo i nemici. Sì, impeto devastante. Proviamolo subito. Vabbè, comunque penso che il gioco ce lo faccia provare a prescindere, perché noi lo vogliamo o no. Appena otteniamo una nuova abilità, di solito poi ci dà delle indicazioni su come, quando, perché usarla. Quindi. Ok.
Ecco, vedete qui adesso che c'è questa crepa su questo vetro, sappiamo bene che dobbiamo scendere usando appunto questa abilità. Prima però di scendere direi di esplorare per bene l'aria. Ok. Qui non sembra ci sia niente. Oh, vedete invece. Sempre buono esplorare. Dopo che si sconfigge un boss di solito è frequente trovare dei forzieri. Ok. Ah, ho sentito qualcosa. Vedete, qui è anche ben nascosto. Bene, usiamo subito. Oh, e abbiamo trovato questo passaggio segreto che ci consente di aprire questo scrigno pieno di geo e anche di leggere un'incisione. Registro Cenda, un pensiero per queste anime logorate. Attraverso la loro grazia noi ci siamo evoluti. Adesso nessuna afflizione della mente potrà sopraffarci. Quindi loro, grazie al potere di queste anime, hanno fatto qualcosa di brutto, evidentemente, perché poi sono diventati queste cose qua. Ho letto la descrizione. Penso di averlo fatto insieme a voi. E sono comparsi questi esseri orribondi qua, queste mutazioni brutte. Ok, sfondiamo anche qui. Con la scusa, ho anche ucciso i nemici che c'erano davanti. Quella porta sicuramente sarà questa leva. Ok, quelli volanti me ne manca ancora qualcuno. Quelli striscianti li ho già. Dovrei già averli visti tutti. Distrutti abbastanza, quindi da. Ok, scendiamo qui. Come vedete. E come ci ha anche detto lui, consuma anime usare questa abilità, come tutte le abilità, sono una specie di incantesimi alla fine. Sigillo di Nido Sacro, ok, molto bene, un altro oggetto da scambiare con il collezionista. Ok, qui. Ah, un oggetto da colpire semplicemente per recuperare anime. Però c'è anche uno di questi, via. Dove siamo finiti? Ah, in un brutto posto a quanto pare. Abbiamo completato anche quelli, però. E appena sono in una situazione un po' più tranquilla, lo leggerò. Quanti siete? Quanti siete? Ok. Un po' di tregua. Ah, giusto, il carapace è distrutto. Qui non c'è nient'altro. Non ci sono altre cose che si sfondano. Altri pavimenti? No. Vabbè, devo tornare su perché ho visto che c'era un bruco. Devo andare a libellare. Sì, a libellarlo. A liberarlo. Ok, morite anche tu. Il problema di questo taglio, ho dovuto fare un taglio come avete visto perché non era proprio concepibile tutte quelle morti lì. Au, au. L'ho dovuto fare per forza, però dicevo perché. Altrimenti non era godibile il gameplay. Però in questo modo non so, non tengo d'occhio, diciamo, il numero di minuti, il minutaggio dal quale sto registrando. Ok. Andiamo un attimo in quell'altro percorso qui. Ok, devo stare attento, il tempismo giusto. Ok, abbiamo liberato anche lui. Grandioso. Quindi dovremmo ritornare. Da lì non posso risalire, quindi devo per forza rifare tutto il giro. Devo ricordarmi quindi di passare anche dai bruchi lì, in modo che ottengo qualcos'altro, qualche altro premio. In più devo dire che ho anche un bel po' di geo. Devo spenderli in qualche modo, il prima possibile. Non voglio di certo portarmeli tutti dietro. Un'altra di queste statue. Queste danno anche parecchie anime, come avete potuto vedere. Perfetto. Dove ci riporta? Oh, è una zona nuova in realtà. Non ci riporta da nessuna parte già visitata, no? Ok. E sfondiamo. Ah no, qui non si può distruggere. Ricordavo male io. Però possiamo distruggere qui. E andiamo a finire. Ah, qui sotto. Sì, vabbè, soltanto uno shortcut. Allora, questo qua dopo l'errore abbiamo l'Insania. Insetto una volta intelligente reso poi gonfio dall'abuso di anime. Quindi questi qua non si capisce bene per cosa, ma inghiottivano, assimilavano queste anime. E poi però è successo qualcosa di grave, evidentemente non sono diventati dei mostri, degli esseri. Ho sentito dire che il segreto che questi sciocchi stavano cercando era l'immortalità. Ecco appunto. Vivere per sempre. Non ho mai sentito niente di così osceno, proprio.
Ok, invece il maestro delle anime, a capo del sacrario delle anime, accumulava anime sperando di riuscire a respingere l'infezione di rito sacro, ma è stato corrotto dal loro potere. Ah, quindi inizialmente il fatto di accumulare queste anime era per uno scopo superiore, ma poi a quanto pare qualcosa è andato storto. Gli insetti di nido sacro tentarono ogni tipo di rituali e trucchi magici per liberarsi dell'infezione, ma non è servito a nulla. Forse l'infezione proveniva da qualcosa che era dentro di loro e a cui non potevano sfuggire. È interessante anche questo da capire. D'accordo. Dunque, qui abbiamo fatto un giro completo, per cui non mi resta che tornare indietro. Perfetto. Ah, vabbè, non sarebbe dovuto venire qui. Au. Non so quanti devo ucciderne di questi, ma sono comunque troppi. A prescindere dal numero, sono sicuramente troppi. Ok. Sono di un fastidioso. E scendiamo di qua. Vado un attimo a sedermi alla panchina, perché non so effettivamente dove mi porto quel percorso sotto. E credo poi di aver raggiunto il limite per oggi. Ok. Ah, se n'è andato. Spiacente non averti rivisto. Se ti senti sperduto, perché non vieni? Sì, lo sappiamo, È mappa aggiornata, perché effettivamente abbiamo visto un'area. Esatto, tutto quel corridoio, quel pozzo lì. Dunque, allora scendiamo a questo punto. Torno indietro da questo lato, perché ho visto che c'è anche un altro piccolo passaggio di qua. Eh già, che non avevamo visto in precedenza, perché dovevo esplorare qua sopra. E ora che ho visto qua sopra e ne ho anche un pochettino già non vorrei essere troppo volgare, ma ne ho già pieno qualcosa, dai. Oh, ok, ne ho abbastanza. Ho trovato la parola giusta. Sì, procediamo di qua. Quindi adesso ormai penso che... procediamo di qua e giustamente trovo una strada bloccata. È ovvio che sia così. Comunque dicevo, ormai voglio finire di esplorare quest'area qua. Quindi la valle delle... No, come si chiama? La città delle lacrime, sì. Ricordavo qualcosa con le lacrime, ma... Non sapevo di precisa cosa. E quindi dicevo, completiamo per bene quest'area. Dopodiché penso che per oggi è tutto. Per oggi possa bastare così. Vediamo, no? Dobbiamo scendere ancora. Beh, di qua c'è lo shop. No, non voglio consegnarle adesso a lui, perché dicevo, il fatto poi di morire potrebbe farci perdere tutte queste anime. Ah, usare una chiave. Ah, non avevamo ancora la chiave allora prima. D'accordo. Non scendiamo subito. Questa qua saranno le fogne. L'accesso per le fogne. Un'altra area abbastanza complessa. E qui è parte una cutscene. E di nuovo Ornet. Ok, dovremmo parlare con lei. Ci incontriamo ancora, piccolo fantasma. Di solito non ho difficoltà a giudicare chi incontro, ma te ti ho sottovalutato, anche se da allora ho capito la verità. Tu hai visto al di là dei confini del reame. La tua tenacia è nata da due vuoti. Non è una sorpresa dunque che tu sia riuscito a raggiungere il cuore di questo mondo. Così facendo scoprirai quale sacrificio lo sorregge. Se una volta scoperta questa verità tu volessi avere ancora un ruolo nella sopravvivenza del nido sacro, va alla ricerca della tomba di cenere e del marchio che donerebbe a uno come te. Beh, ci ha spiegato effettivamente qualcosa, anche se non è che abbia capito troppo. Esaminiamo. In memoria del cavaliere Vacuo. Nella cripta oscura molto lontano. Grazie al suo sacrificio, Nido Sacro vivrà in eterno. Quindi non si capisce bene cosa fa. Il tempio dell'uovo nero è stato aggiunto alla mappa. Ok. Non si capisce bene cosa abbia fatto, ma vedete che questa statua, quindi questo cavaliere particolare, è circondato da queste tre figure, che sono poi le maschere
le maschere che troviamo in quel tempio. Sì, però qui non posso continuare allora. Non posso andare di qua, non posso andare di là. No, non posso fare nulla. Vabbè, allora ancora meglio. Allora ancora meglio, visto che vado nelle fogne. Vuol dire che questo piano comunque è abbastanza completato. Spero sia vicino alla prima panchina, perché non ho intenzione di addentrarmi troppo idrovie reali. Giustamente non abbiamo la mappa di questo luogo. E qui ci sono nemici anche parecchio bastardelli, come... Guardate questi che si gonfiano. Non fanno danno, non sono... Cioè, fanno danno, ovviamente. Oh, sono riuscito a sconfiggerlo come... E anche una via segreta ho trovato. Cosa c'è? Non mi piace. Oh! Un NPC! Non lo conoscevo questo. Tuk. Non prendere qualcosa se non è tuo. Così dice la legge. Tutto ciò che vedi è mio. Ma non ti arrabbiare. Condividerò il mio cibo con te. Se mi darai del geo. Comprare del cibo? Ok. Di che si tratta esattamente? Questi geo sono miei adesso. Non cercare di riprenderteli. Ecco, porta con te questo cibo quando te ne vai. Uovo arancio, alla faccia del cibo. Quindi queste uova arancide sono cibo. Ascoltiamo ancora. Comprare ancora cibo, 86. Vabbè, compriamone un po'. Tanto non costano tantissimo. Abbiamo anche parecchi geo. Ho proprio l'impressione che questo video durerà come gli altri, se non di più. 91. Ah, già aumentato parecchio, Sì, ok, sono tuoi, nessuno te li toglie. Comunque, considerare questo uovo arancido del cibo. Non ho mai capito a cosa servono queste uova arancide. Beh, lo direte voi se lo sapete. O poi lo troveremo più avanti, perché questa volta, in questa run, ho deciso di... Comunque vorrei, perlomeno, completare il gioco al 100%, quindi trovare tutti i minimi segreti e così via. Continua ad andare su e giù con il prezzo. Non lo so neanche lei cosa vuole fare. Ok, dai, continua a darmi queste uova. Grazie. Perfetto. Finite? No. Ancora ne ha. Però sta abbassando i prezzi. Va bene. Ok. Ancora. Quanti ne abbiamo? Parecchio. 96 adesso di nuovo alle stelle. Va bene. Fai tu e fai tutto. Ne hai ancora tanti? No, a giudicare da questo, come dice, sì. Non sta cambiando dialoghi per il momento, quindi. Non penso siano infiniti, perché serviranno comunque una quest, queste uova, per cui dovranno essere in numero limitato. D'accordo. Ne stiamo raccogliendo tantissimo. Ho visto che, perché ne avevamo già qualcuno, non si possono vendere a quel collezionista le uova arancide, quindi a lui non vanno date sicuro. Però non so appunto a chi servano, a chi debba darle io. Ma quante ne sto? Boh. Io continuo un altro po' qui. Se la cosa va avanti troppo, magari taglio di nuovo. Boh. Continuiamo. Ancora. Se non sbaglio ne avevamo due. Devo un attimo controllare quanto siamo adesso. Fammi dare un'occhiata. 15. Ammazza, ci ho dato già 13? No. Non credo siano infiniti. Mi sembra un po' strano.
Ormai ci spendo tutti i miei soldi, tanto. Dai, ma quanto ne ha? D'accordo che ha tutto quello zaino dietro di sé, sulle sue spalle, quindi tutta quella roba. Me ne ha di posto dove nasconderlo, dove metterlo, però. Ancora, va bene, ormai ho deciso di finire tutti i miei geo. Lo faccio semplicemente perché non so se poi mi ricorderei di tornarci in futuro, quindi. Ok, e penso sia l'ultimo che possiamo comprare per quanto riguarda i nostri soldi. Beh, ne ho tantissimo adesso. Non possiamo giustamente dire di sì. Perché non hai abbastanza geo? Non ti darò il mio cibo se tu non mi dai i tuoi geo. Beh, c'è il dubbio che sia effettivamente infinito allora. Guardalo. Vabbè, meglio prendere danno da questo e non da quel tipo esplosivo là. Dai. Vabbè, però per il momento voglio soltanto trovare una panchina e sedermi il prima possibile. Così salviamo e ci riprendiamo poi nel prossimo video. Ok. Muo'. Tempismo pessimo. Ah, questi fanno schifo. Si girano quando li colpiamo e vedete, da un lato saltano, dall'altro ci inseguono e basta. Ah, mi fanno un'impressione incredibile questi esseri qua. Allora, lei dice che c'è una panchina. Questa è la via dalla quale veniamo, vero? Forse, non ne sono neanche completamente sicuro. Au. Ricarichiamoci, visto che c'è questa statua. Ok. È consigliabile colpirli due volte di seguito, così si rigirano subito e non rischiamo di essere colpiti. E da qui sono sceso, vero? Era l'ingresso a queste idrovie reali. D'accordo, seguiamo il simbolo della panchina perché non ho intenzione di continuare troppo. Già si sta prolungando un sacco di impegni oggi. Ah, ok, qui sotto, perfetto. Oh, perfetto. Anche se è tutta storta questa panchina, comunque sia, funziona. Perfetto. Abbiamo aggiornato la mappa. Sì, ma che mappa abbiamo aggiornato visto che non l'avevamo? Non l'abbiamo ancora. Va bene. Niente, per oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!